puntata sull'alternativa. La ci sta. Prima di, oppure Vendola, ci sta il massacro delle partite IVA, che era quello che secondo lui era proposto dagli altri candidati. L'alternativa era oppure Vendola. È successo poi dopo che a Vendola, alla parola Vendola, abbiamo sostituito la sua proposta programmatica e quindi c'erano due termini. In mezzo c'era oppure, e da una parte c'era la passata delle partite IVA, oppure la soluzione di Vendola, il rimedio di Vendola, questa qui. Quindi lo schema è semplicissimo, ma non è soltanto uno schema, perché funziona? Perché non è soltanto uno schema freddo, è uno schema che già nella sua, cioè nel meccanismo c'è anche già proposta, cioè c'è anche quel riscaldamento emotivo di cui parlavamo, cioè c'è anche la qualità umana del candidato, come abbiamo fatto per nell'altra campagna di sovversivo, eccetera, eccetera. Era le qualità del candidato senza veicolare contenuti politici. Poi una sola parola, solo una parola basta per fare tutto questo lavoro. Io volevo sapere se questo schema che voi avete usato è stato possibile perché il candidato era noto, cioè veniva comunque da 10 anni almeno di racconto di chi era Vendola da passate campagne, e quindi non sarebbe stato possibile con un conto nuovo? Vabbè, è chiaro che pure... è chiaro, ok, però... È chiaro che serviva a sapere chi è Vendola, diciamo, era fondamentale. Non so se avrebbe funzionato... Cioè così comunque tu, diciamo, stai proponendo una, cioè se Vendola fosse stato un candidato sconosciuto, comunque così tu già lo definisci, cioè lo stai definendo, con quella parola già lo definisci. Però sarebbe meno efficace. Sarebbe stato meno efficace, forse avremmo dovuto sforzarci di più per far capire perché, oppure perché è un candidato alternativo, anche se effettivamente le sue proposte, le proposte che stanno dietro la parola oppure, effettivamente... già lo definisco il suo profilo, diciamo, alternativo. Sì, cioè, diciamo che il meccanismo in sé funziona narrativamente, funziona molto di più perché nel caso di Vendola, in quel caso di Vendola, i suoi 10 anni di esperienza, o anzi più di 10 anni di esperienza alle spalle, fanno capire, soprattutto a un target come quello che va a votare alle primarie, che quindi è abbastanza, diciamo, istruito sul tema, che cosa c'è dietro l'oppure, mentre su un candidato nuovo l'oppure avrebbe narrato soltanto io sono alternativo a questo che ti dico. Nel caso di Vendola forse la maggior parte di chi legge una campagna del genere sa anche cosa c'è di alternativo nella proposta. Ciò nonostante, questa è solo la prima parte della campagna, come diceva Peppe, nella seconda noi avevamo dei grandi, non mi ricordo se web card, manifesti, non credo, ma in cui si diceva oppure con la proposta. Quindi oppure, che ne so, al posto del massacro dei partiti, la tutela del... insomma, si entrava nel merito. Lui è proprio l'icona dell'alternativa. Infatti ci abbiamo messo la faccetta, sì. Ci abbiamo messo la faccetta sua, che è stata trattata pure graficamente, perché forse iconografica. Quindi lui è allo stesso tempo il metodo, è allo stesso cioè quello pure allo stesso tempo il metodo. Cioè lui stesso è anche il programma, cioè la persona che però si può fare solo perché era quello di personaggio, cioè se lo vuoi costruire la sia pensato anche dai lettori di centrodestra, perché comunque era l'immagine di un buon governo, cioè per alcuni anni bella anche rispetto ai lettori non propriamente di centro-sinistra, diceva vabbè di sinistra però la Puglia ben governata, quindi cioè, funziona perché c'è la personificazione fra il programma dell'oppure e la persona, e quindi sì, però se tu volessi presentare Mario Rossi di Milano oppure Mario Rossi, cioè non è sì, non vabbè, questo poi era a livello nazionale, perché lo so, però cioè, era importante che lui fosse, cioè lui l'ha riconosciuto molto più che in Puglia, perché in Puglia appunto era già diventato casta, cioè già era l'amministratore, eccetera, per cui non era più quella forza alternativa in giro per l'Italia. Lui, il fidanzato Ed, mi raccontava che quando vanno in giro per l'Italia, mentre da noi in Puglia lo mandavano a cagare, cioè una spicciola,
Adesso, cioè, se voi siete qua e Polignano, tutto questo turismo, cose, iniziative, c'è, cioè, tutto messo su, però i paresi, i pugliesi, dicono questo è come, vabbè, questo è il famoso discorso del decennio che Napoli si trasforma nel suo contrario. Però lui in Italia invece l'ha visto comunque come una persona, cioè comunque come l'emblema, l'icona dell'alternativa, per cui questa cosa funziona chiaramente. Però se tu vuoi presentare un candidato, lo vuoi presentare, candidato sconosciuto, con una cosa del genere, sì, è un po' più dura, però secondo me lo strumento è, cioè, può servire. Una curiosità, di personalizzare il messaggio dopo sul sito, non è possibile personalizzare il messaggio di dopo, oppure è venuta successivamente, oppure è nata già così, cioè facciamo le nostre e poi... È nata già così, nel senso che noi ci abbiamo pensato, sì, perché lui sta dicendo una cosa, noi abbiamo fatto il generatore di oppure meglio. E effettivamente la cosa era così semplice che ci è venuta subito, cioè subito abbiamo pensato, vabbè, questo sicuramente diventa tutto un montone. E poi comunque l'aria che tirava era dura, nel senso che almeno qua in Puglia sapevamo che era molto criticato, per cui sarebbero... Comunque adesso fanno tutti i manifesti, i generatori di manifesti, noi abbiamo fatto, siamo stati i primi a fare la campagna per le primarie di Bertinotti con i posti di foglio, carta, e si potevano, però anche online, si poteva scrivere sotto il foglio il proprio slogan, cosa si volesse, e mandarli al sito perché non esistevano i social, e condividerli sul sito di raccolto. Posso aggiungere una cosa? Perché ci colleghiamo con il modestato giovane, per vedere che poi alla fine le cose si tengono. Non è soltanto il fatto di essere conosciuti, diciamo, sono tracce a quello che stiamo dicendo, che forse è anche, diciamo, uno di noi già palese, ma proviamo a approfondire lo stesso. Cioè, non è soltanto se il candidato è conosciuto o non è conosciuto, ma ci deve essere questa strettissima e fortissima presenza con la biografia, di cui abbiamo detto, cioè qual è il significato, il significato e il senso. Devo stare tutti quanti insieme, perché sennò la cosa non funziona. Perché se noi avessimo fatto oppure Bersani, la cosa non funziona. Se tu fai oppure Monti, la cosa non funziona. Se tu fai oppure Renzi, oppure Raggi, oppure Appendino, funziona. Perché è quella, non soltanto il programma che ti interessa a un certo punto, non soltanto quello che tu hai fatto, ma è quello che incarni. E quindi appunto tu, come con la tua biografia e il tuo volto, incarna con la rete di cultura che ti può consentire di oppure. Perché sennò il gioco non funziona, anche se sei un bravissimo amministratore, ma un bravissimo amministratore paludato, l'oppure non significa già più nulla. Puoi dire piuttosto che. Te la dico. A favore di Carlo. Vogliamo dare la morale di questa strada oppure no? Vabbè. È sempre quello. Questo lo sapete già. Adesso torniamo alla Boschi, così è contento. Grandissimo. Sono stato frainteso. Allora, un po'. Quindi preoccuperei più a Torino del fatto che se vince l'Appendino, Torino perde 250 milioni stanziati dal governo per creare il Parco della Salute. Di questo mi preoccuperei. Allora, voi, come forse avete visto questa intervista, la Boschi sta dicendo una cosa abbastanza scontata. Sta dicendo che siccome la candidata del Movimento 5 Stelle è favorevole ad un progetto che alternativo a quello per cui sono stati stanziati già dei fondi dal governo, se dovesse vincere quei fondi la città non li potrà più avere. E lo dice, cioè, con questo tono qui. Il giorno dopo, su un quotidiano, in quel giorno c'è la strage di Orlando negli Stati Uniti, e tutti i quotidiani del mondo titolano sulla strage di Orlando, tranne un giornale che titola una cosa tipo il ricatto della Boschi. Come scelta editoriale è già interessante. In più, ieri ci spiega peraltro che in quel giorno, in quella stessa intervista, io non l'ho visto, prima di questo intervento aveva spiegato esattamente tutta la storia, cioè questo è lo stralcio in cui, in un'altra domanda, se c'era stata una domanda simile, aveva spiegato, come l'ho detta io in questo momento, cioè che c'era un progetto alternativo, lei non è favorevole a quel progetto e quindi i soldi
non ci saranno più. Cosa è successo qui? Noi ce la possiamo prendere con il giornale che è titolato così, sì, possiamo prendercela con il giornale che è titolato così, però se tu sei un politico e hai quei milioni di occhi addosso e sei in un periodo peraltro particolare di campagna elettorale, devi avere un accorgimento in più. Cioè lì lei non ha avuto l'accorgimento che avrebbe dovuto, cioè ha dato per scontato, per esempio, che io avessi già guardato la prima parte dell'intervista. Io, nonostante sia una persona molto interessata alla comunicazione politica, anche di una certa area, eccetera, eccetera, non conoscevo la restante parte dell'intervista. E soprattutto, tu se sai che cosa succede, quante possibili strumentalizzazioni ci sono in giro, ogni volta che fai una dichiarazione del genere devi essere molto più attenta e devi cercare di non dare soprattutto per scontato che chi ti ascolta conosca tutto il contesto, perché la dichiarazione ascoltata così in effetti si presta ad essere interpretata in maniera più o meno maliziosa, ma comunque contraria, abbastanza diversa dal messaggio che tu volevi lanciare. Non va quindi mai sopravvalutata né la buona fede, diciamo, di chi ti ascolta, né la deontologia professionale dei giornalisti e degli opinion maker dei social più che mai. Anche perché, come avete visto, cioè quel filmato là con sotto la spiegazione la Boschi ricatta i torinesi, sostanzialmente ha fatto ovviamente centinaia di migliaia di like, di visualizzazioni, mentre non so che se c'è, non mi ricordo se sì, c'è stata una smentita ufficiale quello stesso giorno, che ovviamente si sarà come dire, cagato un decimo di quelli che invece aveva condiviso quel filmato e quella interpretazione di quel filmato. Quindi c'è da un lato un'attenzione a non dare per scontato che chi ti ascolta in totale buona fede sappia in retroscena e sappia i meccanismi della politica, e dall'altro non farsi non prestare il fianco alla strumentalizzazione. Vai. Ma il tempismo in questi casi, cioè ti rendi conto che sei stato nel decimo, devi rispondere subito, perché se rispondi dopo mezza giornata un giorno. In realtà non esiste una regola. Non esiste una regola. Esiste anche in questo caso un po' di fiuto. Cioè, se tu capisci che quello che sta per succedere per te è un cataclisma da un punto di vista di immagine, dovresti immediatamente cercare di rispondere nella maniera più decisa possibile e possibilmente anche sugli stessi canali dove pensi che si diffonda questo, diciamo, virus nei tuoi confronti. In molti casi i nostri clienti ci dicono: non vi preoccupate, non facciamo nulla, perché se noi smentiamo la notizia si raddoppia. Sono, diciamo, teorie un po' vecchie che a volte si scontrano con la realtà. Appunto non c'è una regola, cioè tu non, in quel momento, mezz'ora dopo, hai visto che si sta diffondendo la notizia, non sai ancora se diventerà la palla di neve, diventerà una valanga. Hai esperienza per dire: guarda, noi ti stiamo avvisando, sta per succedere un casino. Se il cliente ti risponde: teniamola bassa, domani non se la cagherà più nessuno, tu ci stai. Certe volte ti danno ragione, altre volte no. Prima lei. Domanda, e in questi casi come funziona il denuncio chi dice il contrario e qui querelo chi sostiene il contrario e prenderò provvedimenti personali, a dirò agli illegali, cioè insomma la vera minaccia? Ma anche qui io non sono per le formulette, cioè non so dirti se funziona in generale o non funziona. In casi particolari per cui, che ne so, l'attacco è serio, è personale, può contenere, non lo so, ingiurie, si può anche utilizzare. Ripeto, non saprei dirti se è efficace al 100% oppure no, perché anche lì dai poi l'idea di casta, perché l'idea della querela è sempre un'idea di persone privilegiate che possono permettersi, che ne so, gli avvocati. Non lo so, io punterei prima di tutto a smontare il contenuto in generale, più che parlare del fango, di queste cose qua. Io ti direi: guardate, la cosa è chiara, Appendino ha non vuole quel progetto, i soldi stanziati sono per quel progetto, magari citare
secondo il decreto, quella legge numero XY, di conseguenza per le leggi dello Stato, se Appendino diventa sindaco e non vota quel progetto, i soldi decadono, punto e basta. Magari anche con una parziale ammissione di colpa, forse non sono stata chiara, ma mi sembra evidente che il senso è quello. Però. Allora io in questi giorni sto provando a prendere quello che stiamo dicendo riguardo prevalentemente alle campagne elettorali, provando ad applicarlo anche alla comunicazione sia politica sia istituzionale, però diciamo un'azione di governo e non per forza di gara. Certo. Per esempio nel mio lavoro, comune a Milano, capitavo non elettorale, diciamo della campagna che diceva un attacco molto duro, non so, la gazzetta usciva dicendo voi del paladino, con impianto sportivo, sono fermi, così il comune non sa gestire le appalti. In quei casi voi diciamo che criteri avete per la risposta, cioè se pensate che come campagna elettorale stai dicendo tu rispondi fortemente sul tutto e fai vedere come rispondere, oppure se non si rischia invece, no, più se ne parla, più questa cosa fa male, quindi si è messo riflessivo, non studia una strategia di lungo periodo. E questo è purtroppo una risposta che non si può dare per tutti gli esempi, cioè. Banalmente io ti potrei rispondere che dovrei conoscere il contesto, dovrei conoscere i target, dovrei conoscere chi e in che momento ti ha fatto questa accusa, quanto è autorevole, quanta presa ha, perché in certi determinati casi è vera l'idea che se rispondi la smentita è il raddoppio della notizia, come diceva, non mi ricordo chi, cioè, che smentire vuol dire dare la notizia due volte, chi era? Andreotti, non mi ricordo, mi sa che era Andreotti. In certi casi lo è, ma in certi altri assolutamente no, è completamente il contrario. Quindi, come al solito, qual è la cosa più importante? Studiare, cioè in maniera molto rapida, come avete fatto voi in questi giorni quando avete avuto queste crisi di comunicazione, tipo l'assessore alle grotti eccetera, oppure l'arrivo del ministro Boschi, e studiare il contesto per quanto si può e capire anche, poi c'è un minimo di intuito, però la strada maestra ce la dà soltanto lo studio e la conoscenza di quanti più particolari possibile. Nei casi che fai tu può succedere in un comune importante come Milano che una notizia, un attacco, poi magari il giorno dopo non trovi né seguaci su Facebook né neanche un trafiletto in un giornale, e che invece appunto in quel giorno, e non lo potrai mai sapere, quel giorno tu hai risposto in maniera violenta e il giorno dopo ti esce il classico titolo, che ne so, un attacco su un ponte, bufera sul ponte di via Piave, che e poi la gente che legge quel titolo che cosa pensa? Beh, ci sono casini sostanzialmente, no? L'analfabetismo funzionale, mentre tu nell'articolo magari del bravissimo giornalista c'è scritto che l'attacco era sconclusionato e che la risposta del sindaco è stata esauriente, però polemica sul ponte esce e il rumore di fondo è quello e va a finire che hai sbagliato a rispondere, però chi lo sa, se non avessi risposto cosa sarebbe successo? Non lo so. Certo, sarebbe interessante fare una se la frase di Andreotti, che era detta nel sistema dei giornali della stampa, ha ancora valore nel tempo dei social, perché tu un tempo sapevi che usciva l'edizione del giornale Oggi, penso se replicare o meno, avevi anche lì la stessa questione del problema, se il replico oppure ma se la cosa monta, ce l'avevi lo stesso, però sostanzialmente se il giorno dopo non era ripreso, adesso stiamo dicendo, si fanno sempre con l'accetta, più o meno era finito. Chissà. Perché chi accedeva alla parola erano luoghi, tempi, modi codificati, adesso l'agenda settica è più determinata presso dei creatori di software. Quando torneremo alle 8 sorgerà subito. Scusate, se queste domande sono su questo tema, siccome c'è proprio un altro caso sempre della Boschi, ma è veramente paradossale, ma finiamo questo tema e poi facciamo le domande, perché qui siamo al paradosso più totale. PD, il ministro Boschi su Emiliano non è d'accordo col governo, allora cambi regione. Allora, questa cosa succede in un pomeriggio di un sabato tranquillo, io stavo portando la mia bambina al nuoto. Tu eri al Senazio di Iraq. Perché pare che abbia detto alla scuola DEM, abbia detto a una ragazza che fa un intervento, ha detto, cogliendo l'occasione di un intervento di una ragazza, abbia attaccato Emiliano dicendo se non è d'accordo col governo cambi regione.
Questo è un titolo che esce sugli online in quel momento. Io rimango piuttosto basito. Ma perché? Perché, scusate, leggete questo titolo. Che significa? Cioè, chi ha scritto questo titolo come prima cosa, prima di andare a verificare cosa è successo, si è chiesto che cazzo significa che un ministro dica a un presidente di regione: se non sei d'accordo con me, cambi regione. Cioè, in Basilica. Vattene in Umbria. Presidente della Regione Puglia, non sei d'accordo con il governo? Cioè, avesse detto vaffanculo, non sei d'accordo con me? Cambia partito, eh? Ok, può essere un fraintendimento. Cambia regione, che vuol dire? Com'è possibile? Questo è un bisticcio tra cambi regione, nel senso migri verso un'altra regione, oppure cambi la regione? No, magari sarebbe ci sarebbe un altro giornale online con foto notizia. Boschi lancia la sfida ad Emiliano. Lancia la sfida a Emiliano. Gli consiglio di cambiare regione. Cioè, se sta dicendo la stessa cosa che dice, cambi la regione. No, cambi regione. Se ne vada dalla regione Puglia. Però regione dice lui intendente. No. Sì, vabbè, ho capito, però sempre cambi regione, non cambi. Se no sarebbero due refusi, un po' strano, una coincidenza esagerata. Allora, che succede? Che inizio a fare un giro di telefonate coinvolgendo gli altri. Questa è l'ANSA che dà origine a questi titoli. Cambi regione, mi sembra la cosa, virgolettato, mi sembra la cosa più semplice a questo punto. Marina Boschi, la scuola di formazione liquida con una battita la querela con Emiliano. Qui comincia a si comincia a intendere cosa è davvero successo, ma comunque questa è cambi regione. È chiaro che leggendo questa ANSA sembra esattamente come poi scrivono i titoli dei giornali. Telefonata, portavoce del ministro, che lì aveva detto alla ragazza che c'era una ragazza che aveva fatto un intervento contro Emiliano alla scuola del PD, dicendo: ma come fate ad avere un presidente che ogni giorno fa critiche contro il governo, dovreste fare qualcosa. La Boschi risponde: se posso fare una battuta, l'unico consiglio che posso darti alla ragazza è cambiare regione. Cioè, c'è il presidente della Puglia, che cosa ti posso dire? Cambia regione. Scherziamo, alla ragazza, con la ragazza Emiliano cambi regione. Quindi ovviamente telefonate incrociate, perché intanto uscivano i giornali, eccetera eccetera. Questa era invece l'agenzia giusta. Il ministro, rispondendo alle critiche della giovane nei confronti del partito, ha scherzato dicendo: in una battuta su Emiliano, o cambi regione o te lo tieni per altri 4 anni. Una battuta alla che ha un senso, cioè è una battuta, non fa neanche una critica di Emiliano, cioè, ma non fa neanche notizie. No, non esiste una notizia del genere. Non avrebbe senso. No. Quella sì. Sì, quella è la tragedia. La battuta. Cioè, hanno sbagliato il destinatario Emiliano. No, era la ragazza che si lamentava di Emiliano, e la Boschi, per drammatizzare, dice: ma scusami, se ti lamenti così tanto del presidente della tua regione, cambia regione. Una battuta che proprio, appunto, come dice lui, non ha nessun senso neanche riportare in un'agenzia, visto che non c'è neanche la polemica con questo. È poi il comunicato che smentisce, perché giustamente Boschi non ha in nessun modo invitato Emiliano a cambiare regione. La verità dei fatti è che nella parte conclusiva della lezione, rispondendo a una domanda di una ragazza pugliese, il ministro ha rivolto una battuta scherzosa, nulla di più di questo. Nel suo intervento il ministro Boschi invece ha sottolineato, tra l'altro, che si possono avere diverse, ma la collaborazione dal punto di vista istituzionale da parte del governo nei confronti di Emiliano non cambierà mai. Quindi aveva anche fatto la solita frasetta: parliamo con le redazioni dei giornali e i titoli cambiano. Non è d'accordo con me, ci si confronta. Da cambi regione, ci si confronta. E questo, non c'è la sfida di Emiliano. Confronto nelle sedi opportune. Perché non volevano proprio cambiare tutti i titoli. Comunque il ministro, la sfida con Emiliano la dovevano mettere lo stesso. Però diventa confronto nelle sedi opportune. E Emiliano? Emiliano si è fidato. Non è uscito su questa cosa. No, ha capito che era una totale... C'era lo streaming in diretta. C'era peraltro lo streaming, quindi uno si poteva andare a rivedere il filmato. Lo streaming in diretta era stato molto più, perché prima ho fatto la risposta istituzionale alla ragazza, prima che la ragazza è stata pesante sul piano. Io
non sta per niente, faccio una cosa, cambia regione. Quindi anche lo stesso piano può seriamente andare su unità.tv per vedersi, non lo sottolineiamo che tutti i giornalisti avrebbero potuto fare. Soprattutto loro. Io ero lì, quando siamo usciti ci siamo resi conto di quello che era successo, non può essere successo la roba di resto, ci vedete si è tolta la giacca, perché c'era un caldo come qua, perché si è tolta la giacca. E vabbè. Sì, è sulla sola morale. Nel senso che non fidatevi troppo di avere poi una seconda occasione appunto per smentire, eccetera. Cercate di coglierla subito. C'erano delle domande? Non mi sa. Chi c'era prima? Forse lei? Ma c'è un'altra storiellina molto breve che è autoreferenziale perché parla della prof. Dal punto di vista tecnico, avete tutto, a tutto il fatto che i giornalisti due anni dopo potevano aver fatto la notizia, quanto era inopportuna quella battuta della Boschi, sapendo poi appunto che i giornalisti tendono a fare queste certificazioni eccessive, quindi a cercare di creare questo scandalo? Ecco, io apposta ho messo queste due storie insieme, perché nella prima posso dare una colpa alla ministra di essere stata troppo leggera. Nella seconda, cioè, se tu devi stare a pensare che non puoi dire a una ragazza, tra l'altro sembra una battuta pro Emiliano, perché le sta dicendo se proprio non ti va bene cambia regione, cioè che non ci posso fare niente. Voglio dire, una battuta così spontanea e senza nessuna malizia, cioè, alla fine poi se uno si deve controllare totalmente perde totalmente la spontaneità e fa finire che la comunicazione diventa una morte civile. In quel caso era proprio una battuta leggera, mentre nell'altro, pur essendo tecnicamente perfetta la cosa che dice, devi avere la cautela di pensare che o può essere strumentalizzata o che molto, molto spesso la gente che ti ascolta non sa il retroscena, non sa, sa pochissimo di quello. Noi ogni volta che consigliamo, parliamo dei candidati quando vanno nei talk show, che ogni tanto sparano dei cognomi, per esempio in campagne locali, nel caso di Giachetti nell'ultima campagna molto spesso lui diceva l'opera di Rettighieri è stata ha fatto molto bene Rettighieri. Cioè, Rettighieri, anche i romani stessi, gran parte dei romani non sanno chi sia, tu devi aggiungere sempre il direttore dell'ATAC, il nuovo direttore dell'ATAC, per far capire che è un nuovo. Molto spesso i politici entrano nel loro loop, e che poi è un loop che spesso prende i comunicatori e fa diventare la comunicazione autoreferenziale e la fa staccare completamente poi dal senso comune. Devi avere queste attenzioni. In quel caso in cui la comunicazione era forte sull'Appendino, perché parlava di 250 milioni che andavano via per Torino, a maggior ragione devi avere tutte le cautele necessarie ogni volta. Così come, tanto per dire invece un esempio molto diverso, ogni volta che si elencano le cose fatte, che si dà per scontato, che si sappia che cosa vuol dire la legge del dopo di noi, ad esempio, secondo me l'80% delle persone non sa neanche non gli effetti che dà, proprio il tema che vuol dire la legge del dopo di noi. Quindi abbiamo fatto la legge del dopo di noi, abbiamo fatto le unioni civili, e no, non si può fare, proprio non si può fare. È meglio, hai 20 secondi, parla di una e raccontala, piuttosto che elencarne 5 e lasciare questa idea di smarrimento totale in cui stai dicendo una serie di cose, nessuna delle quali riesco a ricollegare alla mia vita vissuta, e ti ho perso completamente. Mi sembra un imbonitore, un venditore di fumo. Sì, devo dire, l'attenzione che ha fatto lui, poi in realtà facendo l'esempio della telefonata, dello staff di Milano, la possibilità di vita, in realtà io penso che anche la vita interiore, è quello di avere dei sensori esterni alla professione, cioè quella di avere una rete che in qualche modo ti permetta di avere degli avvisaggi di quello che sta succedendo. Non è successo cosa simile, sempre per questo problema, che si era battuta per questo ospedale che è la più delle 100 nascite, per la foto delle 500 nascite all'anno, eccetera, eccetera. Con lei, quando ha partito, quindi a partire un altro spettacolo di questo territorio, il comitato contro la chiusura dell'ospedale ha montato il bordello. Io ho aspettato, cioè non ha detto non rispondere,
rispondere perché tocca un diritto di donna, di seguire il tuo lavoro, lascerebbe, o aspettare che successe qualcosa. Quello che è successo mi ha completamente stupito, perché sono stati gli stessi sostenitori del comitato a dire a quelli che non riuscivano sulla loro pagina Facebook, a dire che cazzo scrivete, non vi permettete ogni donna a partorire. Che è il massimo quando poi succede da sola questa cosa. Esatto, questa cosa, cioè di non fare niente in quel caso, mi ha permesso di avere una risposta. Sì, wow. No, nulla da dire. Non essere così, questa è la cosa di giorno. E ora ci siamo cascati anche noi, parlando della prof, questa è una storiella però. Devo onestamente dire che avevamo messo in pratica le opportune contromisure, ma non sono servite a nulla. Intervista di un quotidiano locale sulla prof, era già uscita un'intervista il giorno prima sull'altro un altro quotidiano, cioè raccontaci un po' che cosa sarà, e noi diciamo che è una scuola di comunicazione, siccome nell'altra intervista era uscita una scuola di politica. La prima cosa che ho detto all'intervistatore, guarda, è uscito scuola di politica, un favore ti chiedo, scrivi scuola di comunicazione politica, perché è diverso, è una piccolissima differenza tra politica e comunicazione politica, non ti preoccupare. E poi un'altra cosa mi dice, ma poi ho saputo che hai fatto un evento pubblico, chi ci sarà? Ho detto, guarda, era gennaio, credo. Ci stiamo lavorando adesso, non ti posso dire chi ci sarà. Ma ci sarà Renzi? Guarda, sicuramente Renzi non ci sarà, figuriamoci se facciamo il presidente del consiglio della scuola di comunicazione politica. Va bene, quindi queste due cose. La prof contro Renzi. Scuola di politica il giorno dopo. E qui circola già il nome del presidente del consiglio. Avevo chiesto due cose nell'intervista, non scrivere scuola di politica e non scrivere che ci sarà Renzi, perché tutti tranne Renzi, ma circola già il nome del presidente del consiglio. Tra l'altro alla fine della telefonata lui aveva detto, ma io lo scrivo lo stesso, me ne prendo la responsabilità, ho detto ma non scriverlo perché tanto sicuramente non verrà, chi se ne importa, e lo scrive. Sornio, ero molto sornio, la verità è che ero sornio. Come? Scusami, non ho capito. L'utilizzo dei social si possa provare da tutto ciò che fanno i giornalisti senza il nostro consenso, anche solo senza salvare, pensare. Salvare come? Cioè. Possiamo comunque contattare subito. Sì, no, non c'è dubbio. Sì, sì, è questo. Sì. Per fortuna qui non era importantissimo, però sì, io ho fatto notare che, per esempio, che non siamo una scuola di politica subito appena ho visto quell'articolo. Adesso in questo caso non è niente, però nei casi raccontati prima, come puoi ben immaginare, l'articolo prende 6.000, scusa, cos'è quell'articolo di cui abbiamo visto l'altro giorno? Ah, 6.000 condivisioni dell'articolo, il PD vota per una legge che manda i cani in Cina per scopi alimentari, 6.000 condivisioni. La deportazione dei cani randagi italiani in Cina per scopi alimentari. Condividi se sei indignato. 6.000 condizioni. Cioè, che fai? Tu il giorno dopo del PD, non so, lo staff del Partito Democratico scrive guardate che è una bufala. Quante condivisioni si piglia? Guardate che è una bufala. Boh. Oppure fai una cosa contraria, ti inventi una stronzata su questo. Cioè, ci possono aiutare, ma salvare no, direi. Questo è il problema. Vabbè, questi casi sull'indagine e sulle assoluzioni, non so chi ha fatto vedere quante prime pagine su Vasco Errani e che cosa è successo quando è stato assolto con formula piena, il trafilettino così, vabbè. Questo ci dobbiamo fare un'altra edizione proprio. Mi sono dimenticato di dirvi la cosa più importante. Il giorno dopo richiamo, cioè leggo, lo mando bonariamente a fanculo per il fatto di Renzi al giornalista e poi dico cazzo, ti avevo detto scrivi scuola di comunicazione politica, se non altro ti differenziavi dal giornale concorrente, che era risposta vera, è
Non entrava nel titolo. Comunicazione non entrava nel titolo, quindi scuola di politica. Io posso dire una cosa da una considerazione, questa cosa succede, cioè proprio così. E non c'è dubbio, però. È la questione del dobbiamo scrivere i titoli stretti, cioè tu che hai scritto il titolo, okay. Che dici, che hai scritto il pezzo, gli dici, stai scrivendo una cosa diversa da quella che io ho scritto nel pezzo, e loro ti dicono non ci sta. Ho capito. Dobbiamo spiegare così. Dobbiamo sintetizzare. Solo che in questo caso è come se avessi detto epidemia di varicella e quello scrive invece epidemia di tetano perché varicella non ci entra. Cioè, questo è il problema, perché finché è una semplificazione, perché devi in un titolo, è un titolo, è ok, ma in questo caso stai dicendo una cosa diversa, solo che siccome comunicazione politica e politica più o meno si somigliano, le scrivo, ma sono due cose totalmente diverse. E c'è, dobbiamo inventarci una. Ma in quel caso, cioè, uno scriveva invece di Polignano a mare, scriveva Polignano, oppure scriveva. Ma a quel punto pure la scuola di proforma a Polignano ha più senso, perché tu dici proforma più o meno, si sa cos'è, o scrivi sotto il catenaccio dell'occhiello e si capisce. No, la scuola di politica è proprio sbagliato. E quindi posso dire di querele per un sì, sì, certo. Ma siccome l'80% poi delle persone guarda i titoli, certo, certo. Vabbè, la morale è qua che appunto voi non lo sapete, ma in realtà esistono i Tyrannosaurus Rex che non ne scrivono perché non ci entrano i titoli. Ora, in questo caso è T-Rex. Hai ragione. Vabbè, abbiamo finito. Devo farvi solo un pensierino di incoraggiamento. Siccome so che state lavorando ai discorsi, e mi sa che qualcuno ne parlava anche ieri, caro figlio, e dovete fare un discorso di 3 minuti, volevo farvi vedere cosa diceva un ex presidente degli Stati Uniti, che diceva che per un discorso di 10 minuti ci vuole una settimana, per un discorso di 5 minuti ci vogliono 10 giorni, per un'ora invece sono pronto anche adesso per fare un discorso di un'ora. Quindi voi dovete fare un discorso da 3 minuti, quindi avrete bisogno, facendo la media, più o meno, sì, un mesetto. Quindi cominciate presto. Grazie.